Ciao ragazzi e bentrovati per un aggiornamento sui due prodotti Moero che sto testando. Ormai il modello base, lo sapete, ce l'ho da un anno, questo, mentre invece il nuovo Moero Plus lo sto alternando, quindi lo sto testando da circa poco più di una settimana. Due prodotti fantastici che non so ancora decidermi quale dei due preferisco, perché un giorno sembro preferirne uno e il giorno dopo l'altro, però vi voglio portare questo aggiornamento, queste nuove cose che giorno dopo giorno utilizzandoli sto vedendo. Allora, nell'utilizzo quotidiano vi confermo che mi trovo meglio con il Moero base, perché come vi ho già detto appunto nella recensione che ho fatto, dove ho fatto appunto il confronto dopo avervi spiegato, portato il nuovo Plus, vi ho detto che siccome io uso comunque i contanti, anche perché sinceramente per l'uso che ne faccio io a livello quotidiano, io lavoro in un supermercato, quindi mi capita magari di dovermi comprare qualcosa da mangiare in pausa pranzo, di dover pagare il caffè, quindi capite bene che sono spese talmente piccole che non avrebbe senso utilizzare una carta per questo tipo di pagamenti. Ecco che utilizzo ancora i contanti, non tantissimi chiaramente, ma soprattutto le monete. Ecco perché, come vi dicevo appunto, e adesso vi posso fare vedere appunto la capienza delle monetine sui due modelli, io giro sempre con qualche moneta. Allora vi faccio vedere sul modello base, qui ce ne sono più di 10, ok, e quando giro col modello base non ho bisogno del secondo borsellino per le monete, perché mi stanno tranquillamente tutte qui, e vedete che ce ne starebbero ancora, sono più di 10 di vario taglio e ce ne starebbero ancora, vedete come lo spazio è veramente ce ne stanno insomma tante. Tra l'altro vi faccio anche vedere che la chiusura non ha assolutamente nessun tipo di problema, anche perché appunto ce ne starebbero ancora. Vi faccio vedere quante sono. Questa è quella del carrello, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 più il gettoncino, e ce ne starebbero ancora. Sul modello Plus invece guardate cosa succede se io vado ad inserirle tutte. Già vedete che l'estensione è di meno, vi ho spiegato il perché nell'altro video. Andiamo ad inserirne 2, 3, 4, 5, 6, e queste sono già quelle più grandi, il gettoncino, e già vedete come fa un po' fatica. Difatti tento a chiuderlo così, non ho problemi, ok, si chiude perfettamente, ma se vado in cerca di aggiungerne altre 2 3 4 5 6 e 7, vedete come già lo spazio sia limitato e la cerniera è veramente sotto sforzo, tant'è che per paura di romperla non tento neanche di chiuderlo. Vedete, fa molta fatica a chiudersi. Quindi questo è il primo motivo che mi fa preferire nell'utilizzo quotidiano appunto il modello di base. A livello invece costruttivo, sul modello base, se voi portate qualche banconota in più, sorge un piccolissimo problema. Diciamo che a livello costruttivo sono fatti appunto diversamente, come vi ho fatto vedere, ma se nel modello base il card protector è unito tramite il porta banconote a poi alla pelle, vedete, succede che specialmente portandole in questo modo come le porto io, il card protector qui, vedete come non rimane bene aderente alla pelle, si va ad alzare un pochettino, e quindi qui di conseguenza entra anche un po' di polvere e tutte le conseguenze del caso. Vedete, non è
forse avrebbero dovuto fare l'incollaggio un pochino più, ma non so se fosse stata una cosa possibile, però vedete come la struttura non resta bene aderente al card protector, ok? Invece sul modello Plus questa cosa non c'è, perché essendoci il doppio giro di pelle praticamente vedete come rimane incollato, anche perché andandolo ad aprire praticamente la costruzione è fatta in maniera tale che abbiamo qui la pelle, in realtà finisce qui, e poi qui attaccato al card protector abbiamo la taschina interna, che è di questo tessuto che sembra velcro, adesso non so che tessuto sia, però è proprio un foglietto di questo tipo che ricopre tutta la superficie del card protector. Quindi certo che se faccio così lui si alza, ma non essendoci niente che tira da questa parte, a differenza del modello base, lui rimane assolutamente aderente al card protector sia da una parte che dall'altra. Quindi vedete che proprio quando ripiego lui rimane ben saldo qui e non ci dà nessun tipo di problema. Per quanto riguarda le banconote, poi vi ho fatto vedere, ragazzi, la comodità che vi dà il Plus, adesso ho dei tagli finti per far vedere per fare questi tutorial, la comodità di questo porta banconote è indiscussa, chiaramente. Quindi ecco, questo è il mio aggiornamento. Tra l'altro sto attendendo con ansia il nuovo modello, che sarà il Moero Pro, e sono veramente curiosa di vedere che cosa si sono inventati questo giro, anche perché se seguite le storie della pagina ufficiale di Moero, Moero Official su Instagram, ve lo ricordo, ci danno ogni tanto qualche indizio, ok? Quindi stanno stimolando non poco la mia, ma anche credo la vostra curiosità. E hanno spoilerato che sarà comunque diverso da Moero Base, dal Moero Plus. Da quello che ho capito avrà anche una struttura interna completamente nuova, quindi ragazzi io sono qua che attendo, sono in trepidante attesa. In più qualcuno di voi lo sta già utilizzando, anche il card protector ha già, perché esiste già, subito delle migliorie, che anche qui mi direte, ma come si può migliorare qualcosa che già è perfetto? E invece Moero ha pensato anche a questo. Perché hanno spiegato in una diretta interessante, come vedete io nel modello Plus ho ancora il 2.0, con cui comunque mi trovo benissimo, perché vi faccio vedere questo che ha ormai un anno, non ha nessun tipo di verniciatura, vi ricordo che è in alluminio, non ha nessun tipo di problema di verniciatura, neanche nei bordi, come vedete è assolutamente perfetto dopo un anno di utilizzo, così come il pulsantino che è in plastica, ok, non ha assolutamente nessun difetto, è perfetto, non si è rotto, lui continua a funzionare molto bene, e quindi questo è, insomma. Però hanno spiegato che i nuovi 3.0 avranno prima di tutto un pulsantino nuovo e personalizzato, quindi ognuno avrà il suo unico che non avrà nessun altro. Sono fatti a mano quelli nuovi, quindi anche qui una cosa che sono veramente curiosa di vedere. Saranno non più neri, non più verniciati di nero come questi, ma in tono alluminio, diciamo, saranno in alluminio se non sbaglio, quindi di materiale più resistente. Non solo il pulsantino, ma anche poi tutta la struttura che lo tiene lì. Fatti a mano, con queste sfumature color alluminio che andranno ad intonarsi con la colorazione del pulsantino e della cerniera, quindi anche qui ragazzi, spettacolo. E poi la novità assoluta, che veramente, io non lo so, Moero è veramente un brand, cioè sono dei geni secondo me i progettisti di questi wallet, perché vedete come questi i 2.0 siano lisci sotto, non hanno niente, no? Ok,
Ok. Il 3.0 invece avrà un pulsantino SOS che praticamente spingendolo con, vi faccio vedere tipo una così, una graffettina o anche la pinzetta, quella che si utilizza per togliere le SIM dal carrellino di uno smartphone, nel caso in cui qualcuno dovesse inserire più carte del dovuto, per cui il meccanismo si blocca. Se voi ne inserite una di più, chiaramente sono talmente struccate dentro che anche se voi schiacciate il pulsantino non escono come fanno invece adesso, rimangono incastrate. Ecco perché se vi succede col 2.0 tocca rompere tutto. Col 3.0 invece, grazie a questo pulsantino che c'è qua sotto, riuscite a farle uscire quel tanto da togliere quella in più che blocca tutto, e quindi ecco che poi il meccanismo torna a funzionare bene. Tra l'altro, non so se si vede, io non ho avuto tanti di questi problemi, però vedete l'uscita delle carte? Io al momento ne ho 7, vediamo anche sull'altro. Ecco qui, vedete, qui ne ho forse una di meno. Vedete la velocità di uscita? Che tende a spararvene una alta, non scappano e non è che volano via, però vedete la velocità di uscita. Hanno anche studiato all'interno del nuovo portacarte 3.0 sul lato una specie di fermo che regola la velocità d'uscita delle carte, quindi non succederà più questo, perché saranno proprio, il movimento sarà guidato, quindi davvero qualcosa di eccezionale che non vedo l'ora di provare. Moero, mi stai mettendo in crisi, perché già tra questi due un giorno preferisco l'uno e il giorno dopo preferisco l'altro. Non oso immaginare appena mi arriverà anche il nuovo modello Pro, che sto intrepidante, cioè sono in ansia perché non vedo l'ora di provarlo. Ecco, questo aggiornamento finisce qui, ci vediamo per la prossima recensione, spero sul nuovo modello. Grazie a tutti, ciao, alla prossima.